Arriva da un'azienda aretina un contributo di grande livello nella lotta alla pandemia. La robotica fa breccia anche dalle nostre parti. Sono 665 milioni di tamponi prodotti grazie anche alla robotica di Arezzo. Arriva dalla ARS un messaggio forte e chiaro che regala più di una speranza. Fondata da Marco Mazzini, l'azienda da poco si è trasferita nel nuovo capannone di via Giambattista Vico. Mazzini ha trasferito le sue conoscenze della vecchia 1R nel campo dell'innovazione. Ha creato un gioiello di ampio respiro internazionale. I primi passi, mio padre è stato a suo tempo direttore tecnico della 1R e io mi sono formato per alcuni anni. I primi passi nel campo della robotica e sono partiti proprio sempre dalla 1R e dopodiché, diciamo, io ho lavorato per quasi 30 anni in una società della Silicon Valley che era uno dei primi produttori al mondo di robot per il montaggio, robot con caratteristiche avanzate. Il responsabile dello sviluppo commerciale è il figlio Andrea, che ci ha proposto la grande scommessa che ha fatto breccia negli States. La commessa in particolare che ci ha visto coinvolti negli Stati Uniti riguarda proprio la filiera della life science e in particolare la produzione proprio di tamponi adottati per la prevenzione, diciamo, contro questa crisi pandemica che stiamo vivendo, e consentiranno alle imprese manifatturiere di realizzare oltre 665 milioni di tamponi su base annua. Mercato e per il mercato americano e in Europa e in Italia una ricaduta? Sono aziende leader nella produzione di tamponi e naturalmente hanno una distribuzione globale. Saranno anche ringhiosi gli aretini, ma quando c'è da lavorare hanno proprio una marcia in più.